Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oramai siamo giunti alla fase finale della sfida Sudden Death. Oggi voglio completarla insieme a voi e farvi vedere anche un deck, se non dovessi più vincere, che si rivelerà super utile nelle partite in arena intorno ai 6.000 trofei. Non perdetelo! Come vedete siamo a 8 vittorie, 4 sconfitte. Il deck che sto utilizzando ve lo faccio vedere con il Re degli Scheletri, Orda di Scheletri, Cimitero, Pipistrelli, Strega, Capanna Goblin, Boiler, il nostro bocciatore, e le freccioline. Ci buttiamo! Apertura subito con la Strega. Lui risponde con un Cavaliere dall'altra parte. Avanti, 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 avanti. Re degli Scheletri davanti. Lui gioca anche dall'altra parte un Mago di Fuoco e il Gran Cavaliere. Pipistrelli solo per togliere il suo Cavaliere normale. Si riparte da dietro con il Bocciatore. Attenzione perché potrebbe essere veramente abbastanza scomodo il suo attacco. Vediamo se i nostri Scheletrini riescono a fermare, poi dobbiamo obbligatoriamente tirare delle frecce per togliere anche la mini combo che si era formata dall'altra parte. Utilizziamo subito l'abilità del Re degli Scheletri e ancora è proprio il Gran Cavaliere a darci fastidio. Obbligato lui a utilizzare una zap per i nostri scheletri. Molto bene il Bocciatore, molto bene il Bocciatore, riesce a passare, va sul ponte. Prepariamo di nuovo. Non sembra un deck impossibile da affrontare quello che ha lui. Qui la Strega ci aiuterà tanto. Bocciatore ancora. Non ho ancora aperto con il Cimitero. Lo faccio adesso. Cimitero per me. Vediamo se riesce a passare il Cimitero. No, gioca un Cavaliere, quindi ancora niente di buono. Ha degli Scheletri sotto. Utilizziamo l'abilità. Forza bello, forza bello, forza bello, ok, 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 ci siamo. Andiamo Pipistrelli sul suo Cavaliere e si passa finalmente. Apertura con un altro Cimitero. Vai, vai che siamo dentro, vai che siamo dentro, vai che siamo dentro. Ah, peccato per le frecce, le ine. 2033, ok, niente da fare, niente da fare. Bocciatore ancora indietro sulla sinistra. Frecce per danneggiare il più possibile le sue tre truppe. Non riusciamo a togliere purtroppo il quello che mi interessava. Andiamo ancora con gli scheletrini, utilizziamo l'abilità del Re degli Scheletri per entrare di nuovo. Cimitero larghissimo, frecce ancora, forza, 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 niente, scomodissimo, scomodissimo, ma si prosegue, non fermiamoci, non fermiamoci. Vorrei un altro boiler, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, sarebbero fondamentali delle frecce. Non posso fare nulla, sono obbligato a giocarmela così. Era degli scheletri di nuovo. Pipistrelli dietro mentre loro stanno attaccando le mie truppe. Utilizziamo l'abilità del Re degli Scheletri che non riusciamo in realtà ad utilizzare correttamente. Dai 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 dai. Ok. Cimitero, 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 cimitero. Niente, non va, non va, non va, non va, non va, non va, è difficilissimo. Non avevo dubbi che sarebbe stato bello complicato. Forza, forza con l'Orda, forza con l'Orda, forza con l'Orda. Ok. Bocciatore. Perdiamo così. Perfetto, come già immaginavo ragazzi, figurati che Clash ti fa fare una vittoria extra, quindi nonostante sia finita a testa alta comunque la nostra sfida Sudden Death con 8 vittorie e 0 sconfitte, io oggi vi mostro quello che è uno dei deck con la più alta percentuale di win rate su Clash Royale. È un Double Prince, come state vedendo, con l'inserimento del Gigante Goblin, Strega Madre in aiuto e l'Electro Wizard. Andiamo subito a vederlo come si comporta in arena, perché è fondamentale capire
l'importanza di utilizzare bene i due principi. Io purtroppo non ho l'Electro Wizard maxato, ce l'ho semplicemente a livello 11, quindi tenete in considerazione anche questo. Apre subito il nostro 17 Tuna Aga del clan Mersin. Vediamo se riusciamo a pallafocarglielo, attenzione. Ok, fantastico. Come la vedo male, ragazzi. Come la vedo male, ragazzi. Mamma mia. My gosh, come direbbe qualcuno. Electro Wizard sopra. Vediamo se il principe ci aiuta. Molto bene, molto bene. Fermato il cavaliere d'oro. E poi si può ripartire con il principe al 13, che è davvero devastante. Va a impattare sulla Valchiria. Bisogna trovare una soluzione per toglierlo. Il Valchirione dovrebbe essere... Ma porca miseria, sei serio? Strega madre anche, non dovrebbe colpire la torre. Ok, via Log Rider e poi strega madre e principe nero che possono partire insieme ai due maialini che vanno. Oh, addirittura il mago di fuoco. Bello l'impatto intanto del nostro principe nero. Strega madre può andare ad attaccare anche la sua torre. Dovrebbe giocare un... Oh, porca miseria, non lui però. Fermiamolo. Perfetto. 1920-1975. Bravo a giocarla così lui, sinceramente. Io recupererei un pochettino di Elisir prima di ripartire con le nostre truppe. In questo caso mi riferisco al principe. Ovvio. Allora cerchiamo di fare breccia anche nell'altra torre. Che brutta giocata. Mamma mia, che palle i pipistrelli. Scomodissimi. Strega madre. Gigante goblin. Servono anche gli scheletrini. Serve un nuovo prince. Per cercare di fare qualcosa. Forse ci arriviamo. Perfetto. E qua che passa il principe, ma ancora... Niente di importante, riusciamo solo a danneggiare un pochettino le sue truppe. È davvero pure il fulminozzo. E poi principe nero che va a dar fastidio, rimane vivo. 1700, 330 purtroppo la mia torre di sinistra. Non possiamo fare molto, anche se giocassimo un altro principe. Lui giocherebbe un cavaliere d'oro e quindi ovviamente la situazione si rivela sempre più complicata. Vediamo se ci aiutano comunque le truppe. Vai, andiamo. Ottimo qua intanto la palla di neve, ci sono qualche maialino che sta andando. Il principe, il mago al 14 era un attimo concentrato. Togliamolo di nuovo e poi con il fulmine. Non si può fare purtroppo nulla. Che sfortuna, ragazzi, oggi. Che sfortuna, niente da fare. Nonostante tutto, il deck si rivela molto, molto, molto bilanciato. Andiamo a vedere un'altra partita contro Yogo Andoi Yo-Yo-Yo del clan Sudomagodo. Anche lui livello 14. Gigante Goblin sulla sinistra. Apre con una zap. Non capiamo se è un misclick o chissà che cosa. Quindi gigante goblin, lui con il suo bellissimo mago di fuoco che pallafuocherei con una velocità veramente estrema. E attenzione al mini stronzo. Ok, mini pecca e arciere pirotecnico. Non dovrebbe avere una zap per fare i comodi suoi, quindi possiamo tranquillamente andare a togliere il mini pecca e poi giocarci sopra un mago elettrico per dare la possibilità al principe di essere ancora... Quasi full vita. Principe nero intanto per noi dall'altra parte. Mi ha un po' stufato questo arciere pirotecnico che spara da 25 minuti. Quindi andiamo con i due principi. Lui va a zappare sul mio principe nero, il mio principe normale. Arriva anche l'attacco in carica. Molto bene. 2791, 2492. Bene. Allora, non ha la zap. Quindi direi di andare a spostare l'attenzione del mini pecca. In modo che la torre e gli scheletrini possano toglierlo dai piedi. Ripartiamo con un gigante goblin dalla sinistra. Un po' poco elisir effettivamente per una possibile ripartenza. Vediamo se ci viene in aiuto anche la strega madre. Attenzione, ho il pirotecnico per lui.
Sto aspettando il mago di fuoco. Real Valchirione in realtà. Quindi ci dà la possibilità di entrare con il gigante goblin, altri danni extra. Giochiamola così. Via intanto mago di fuoco. Verranno zappati purtroppo i miei scheletrini. E invece non vengono zappati, eccezionali scheletrini che non permettono neanche all'Ogrider di entrare a fare il primo attacco. Quanto mi piacerebbe, ragazzi, avere il mago elettrico maxato. Porcaccia miseria. Gigante goblin ancora per noi da dietro. La ripartenza è sempre quella di prima. Arciere Piro. Principe. Il mini. E qua partiamo proprio con il puro attacco del Double Prince. Poteva fare un passettino extra, eh. Qua gli abbiamo regalato la possibilità di entrare con il... Esatto. Con il suo Prince. Fermiamolo un secondo. Ok, ha miscliccato. Lui non ha preso la nostra strega nera. 1093. Forza con l'attacco ad area del Principe Nero. Perfetto, perfetto, perfetto. Manca il Valchirione. Non voglio che venga toccata la mia strega nera, quindi ripartiamo, ripartiamo. Ottimo il tappo che si è formato. Sotto con la Fireball, sotto con la Fireball. Prima che spara di nuovo. Let's go! E andiamo a chiudere. Bello questo deck, ragazzi. Molto, molto bello, fluido. Funziona alla grande. Vi consiglio di provarlo perché io mi sto trovando davvero un sacco bene. Insomma, ragazzi, anche per oggi il video di Clash è terminato. Mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, raga. Aiutatemi a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!